Bruni che ha appoggiato tantissimo la campagna di Io sto con Max, che si combatte per gli stessi diritti. Ciao partigiano Max, questa notte ho provato a mettere in ordine i ricordi, perché quando se ne va un compagno si tenta sempre di riordinare i ricordi come se fossero tanti piccoli pezzetti che ci si porta dentro, e nel farlo mi sono accorto che ad ogni singolo pezzetto, ad ogni singolo ricordo corrispondeva un'emozione, sì, le emozioni, quelle che ti rendono difficile trovare le parole anche quando tenti di scriverle, quelle che solo la vita ti sa regalare, quelle per le quali vale la pena di vivere, quelle che ci fanno ridere, amare, piangere e incazzare. E noi, Max, abbiamo riso, ci siamo incazzati, abbiamo amato e abbiamo anche pianto. Abbiamo anche pianto tanto. Hai pianto il giorno del compleanno a sorpresa, il giorno che abbiamo presentato Io sto con Max, il giorno che ti ho consegnato la tessera dell'ANPI. E ho pianto anch'io tanto. Il giorno che Lara mi comunicò la calendarizzazione della legge sul fine vita. Abbiamo pianto perché amiamo la vita, perché siamo uomini vivi, perché siamo uomini veri, che come i marinai di Dalle e De Gregori ridono, piangono e si baciano tra di loro. E già, di vita abbiamo sempre parlato, anche nella nostra battaglia, che era una battaglia per il fine vita, ma era una battaglia della vita, perché siamo convinti che anche questo sia il momento, un momento della vita stessa, e che come tale deve essere vissuto con gli stessi diritti, le stesse libertà, la stessa dignità che dovremmo avere in tutti gli altri momenti del nostro vivere. Lo abbiamo fatto parlando d'amore, di coraggio, di libertà, e te lo prometto, continueremo a farlo, perché la lotta continua. C'è una cosa, Max, che non ho fatto in tempo a dirti, e che quella bottiglia buona che tenevo da parte per quando la battaglia fosse vinta, me la so bevuta perché ero felice, ma l'ho ricomprata perché la battaglia la vinceremo. Ciao compagni. Le dirò di lotta, che penso tu preferisca. È vero, oggi abbiamo perso un nostro compagno che lottava con noi contro l'imbarbarimento della società, ma per il progresso della stessa. Ed è vero che persone come te compaiono raramente nella nostra vita, ma il lavoro e la lotta non finiscono oggi, e le battaglie in cui noi abbiamo provato a stare al tuo fianco, continuano, e puoi contarci, noi ci saremo. Beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Evidentemente non siamo stati tanto beati, perché abbiamo avuto bisogno di te. Dopo 150 anni abbiamo purtroppo un nuovo martire laico nella nostra città. Onoriamolo come vorrebbe, lavorando per una società più giusta, più solidale, più libera. Io sto con Max, sempre. Io ci ho provato e riprovato a scrivere qualcosa per questo momento, ma onestamente non ci sono proprio riuscito. Max era il mio boss, quello che salutavo proprio chiamandolo così, perché mi ha fatto fare notte e mattine a scrivere lettere ai parlamentari, a politici,
e ogni tanto se ne usciva con qualche sua novità, con qualche sua iniziativa, con qualche sua attività da portare avanti per questa battaglia. E, ed era lui che dirigeva tutto, era lui che faceva le cose, che si inventava le situazioni e, ed era esigente, si incazzava proprio. E, voleva che le cose si facessero e si facessero anche rapidamente. E noi gli stavamo dietro perché nessuno meglio di Max poteva incarnare quei principi, quegli ideali per cui io personalmente da sempre mi batto e anche tutto il resto degli amici di Resto con Max. La libertà, certo, la libertà di scegliere in materia di fine vita, ma anche altri principi come l'uguaglianza, come la fratellanza umana, ecco. Max era una sorta di guerriero errante, anarchico e libertario e ci coinvolgeva in tutto ciò che faceva. È difficile riuscire a esprimere la parola, soprattutto davanti a così tante persone. Ci mancherà tantissimo. Grazie. Io invece ho scritto perché parlare a braccio mi viene piuttosto male. Ho scritto un ricordo di una giornata passata con Max, quel giorno in cui entrammo nella nebbia della campagna marchigiana a bordo della sua macchina, ci trovavamo immersi in qualcosa che assomigliava ad un batuffolo d'ovatta e forse per questo Max mise a nudo la sua vita in quel breve viaggio di non più di mezz'ora. Il padre, la madre, l'infanzia e la giovinezza nell'amata Falconara, Verona e alla fine Senigallia, che non era una tappa obbligata ma una scelta di vita nelle campagne di Castellaro. E poi Monica. Quando ho incontrato Monica ho subito capito che era la persona giusta. Resettò la vita precedente e ripartì per un nuovo viaggio senza sotterfugi e senza scorciatoie, perché Max non era un uomo da scorciatoie. Max percorreva la strada maestra sempre e comunque, perché era lui stesso un maestro, un grande tra i grandi e un re. In quell'occasione seppi da un racconto di vita vissuta della sua allergia alle scelte di comodo e ai sorpassi nelle corsie di emergenza della vita, ma in seguito ebbi la possibilità di constatare coi miei occhi di quanto la sua tenacia, la sua determinazione, ma soprattutto la sua onestà morale e intellettuale gli impedissero di trovare soluzioni di comodo. Avvenne quando iniziò la sua malattia e la sua e la nostra lotta per le tematiche cosiddette del fine vita. In questo campo le soluzioni di comodo, gli stratagemmi e le scorciatoie sono all'ordine del giorno, come potete immaginare. Aggirare le leggi è facilissimo, ma è un'eventualità che Massimo non ha mai nemmeno per un secondo preso in considerazione. E volevo ricordare che Massimo lottava per la libertà di tutti e non per la sua possibilità di poter accedere all'eutanasia e al fine vita. Questo lo voglio rimarcare perché forse qualcuno non l'ha capito bene. Perché imboccare una corsia preferenziale non sarebbe stato d'aiuto a migliorare la situazione dei malati terminali e inguaribili e di tutti coloro che per quel che riguarda il fine vita avrebbero continuato ad attendere una legge giusta, laica e rispettosa delle volontà dell'individuo. Quel che vale per il fine vita del resto può essere declinato nello stesso identico modo per i mille progetti che Max ha intrapreso, affrontato e portato a termine nella sua lunghissima breve vita. Una vita che ce ne stanno dentro almeno altre 100. Oggi Max è in partenza qui per il suo ultimo viaggio e quel cratere che tutti noi che lo abbiamo conosciuto troviamo dentro di noi è il cratere di quel vulcano al cui interno, lapilli, lava e magma incandescente ardono senza soluzione di continuità. Un fuoco indimenticabile e inestinguibile è il fuoco di Max, del cui tepore moltissimi di noi hanno tratto giovamento.
Ora sta a noi tenere acceso quel fuoco e statene certi che in ogni singolo giorno della nostra vita non smetteremo di alimentarlo. Perché è quel fuoco che ha acceso i sogni nella testa e nel cuore di Max. È quel fuoco che gli ha dato la spinta per inseguirli ed è quel fuoco che ha fatto sì, riprendendo una celebre frase di Max, che i sogni che fossero i sogni che inseguissero lui ad un certo punto, senza peraltro mai raggiungerlo. Continueremo la sua opera ben consapevoli che neanche mille di noi messi insieme avranno la sua energia, ma nessuno di noi ha intenzione di arretrare di un centimetro. Buon viaggio al partigiano, al re africano, al maestro, all'amico che mi ha dato tanto. Kabobundu Max, dentro di noi vivrai. Buonasera a tutti. Spesso diciamo la forza delle idee è spesso è un'espressione retorica. Invece quando una persona come Max, la più debole e la più fragile fisicamente, apparentemente, riesce a muovere tutto questo, beh, questa è la forza delle idee. Noi oggi qui siamo il risultato della forza delle idee e dell'amore di Max che ha mosso tutto questo. L'idea, per esempio, che la libertà non è in contraddizione, una libertà con un'altra, la libertà di volere vivere non è in contraddizione, l'amore per la vita, la libertà nella vita con la libertà di scegliere anche come andarsene, di poter scegliere come andarsene. E quindi noi siamo anche la forza delle sue idee, se oggi il Parlamento sta discutendo di quello per cui Max si è battuto è anche merito suo. Io sono andato a recuperarmi un po' di messaggi che ci eravamo scambiati, quello in cui parlava dei mezzi di informazione che non stavano dando spazio alla sua battaglia, o quando ragionava sulla disobbedienza civile, non solo su fine vita ma anche sulla cannabis, un messaggio dove mi rincuorava, mi diceva lui a me, vabbè dai, ma qualcosa abbiamo smosso, ma ne voglio prendere uno che secondo me è molto importante per tutti oggi, il 12 ottobre, e diceva dai, dai, la goccia scaverà la roccia, io però ho poco tempo e userò il demolitore ora, e l'ho fatto, si è messo a usare il demolitore in realtà della costruzione di idee. Ecco, non pretendiamo di avere la sua forza, che è stata anche ed è la forza di Monica, che ringrazio e saluto, un abbraccio a tutti i familiari. Noi non sapremo usare il demolitore come Max, ma la goccia, quella non smettiamo di fare sì che ci sia la goccia e di scavare.